Baby, hear me out. I can feel it when you're tripping down my soul. Baby, running wild, driving faster, feeling that we lost control. Baby, don't have a doubt, chasing all the empty stars that we stole. Oh baby, on the highest cloud, lighting up all the cigars that you smoke. So you were the stranger I kept thinking of and dreaming, and then you came and got me in my late night feelings. You found me bleeding, then you touched me, started healing, and now you're in my head and in my late night feelings. You were the stranger I kept thinking of and dreaming, and then you came and got me in my late night feelings. You found me bleeding, then you touched me, started healing, and now you're in my head and in my late night feelings. Breathing, heavy now, all the dreams and all the stories that you told. Searching in the crowd, someone who can free me, shake me down my core. Heartbeat really loud, every time you go I always ask for more. Oh baby, tell me how we can fly but keep our feet on the floor. You were the stranger I kept thinking of and dreaming, and then you came and got me in my late night feelings. You found me bleeding, then you touched me, started healing, and now you're in my head and in my late night feelings. You were the stranger I kept thinking of and dreaming, and then you came and got me in my late night feelings. You found me bleeding, then you touched me, started healing, and now you're in my head and in my late night feelings. We can go whatever till we don't see the moon. Caught me in my feelings, it was out of the blue. Changing every day like we were always in June. Oh baby, I would do it for you. We can go whatever till we don't see the moon. Caught me in my feelings, it was out of the blue. Changing every day like we were always in June. Oh baby, I would do it. You were the stranger I kept thinking of and dreaming, and then you came and got me in my late night feelings. You found me bleeding, then you touched me, started healing, and now you're in my head and in my late night feelings. You were the stranger I kept thinking of and dreaming, and then you came and got me in my late night feelings. You found me bleeding, then you touched me, started healing, and now you're in my head and in my late night feelings. Late night feelings, late night feelings.
di Stirring. Ai microfoni e in video per Smain Radio, Rodolfo Calorio. Stirring, puntata 2, stagione 2, puntata 7. Come capita spesso prima di Stirring, c'è la fera della Stirring, cioè prima dell'interferenza. E questa sera ho avuto il piacere di ospitare un ragazzo di Carbonia, scoperto, come succede ai tempi moderni, per caso su un social, su Instagram. Lui si chiama Cliché Boy e si è esibito per la prima volta, credo, al di fuori della sua community. Cercatelo, Cliché Boy, scritto però con la I normale, ripetuta due volte. E ho pensato che, visto che nelle settimane precedenti mi è capitato tante volte di parlare di quanto le sonorità e in genere lo stile anni 80 stia tornando fortemente, anzi direi prima del Covid, ma ancora oggi naturalmente in qualche modo si esprime ancora questo ritorno al gusto degli anni 80. Ecco perché ho scelto di coinvolgere Cliché Boy. È venuto da Carbonia con la sua manager e qui ho avuto il piacere di ospitarlo nel mio studio improvvisato casalingo, in attesa di poter utilizzare uno studio tutti insieme. È in progetto, ci sono tante novità su Smain Radio, ma ve ne parleremo. Grazie quindi a Cliché Boy, protagonista di Vor der Stirring. Stirring rappresenta la volontà di interferire proponendo un sound raramente fruibile alle nostre latitudini. Le atmosfere melodiche, gli impianti ritmici e i patterns minimal riconducibili alla dicitura Berlin Sound, almeno così si usava a chiamarlo nei circuiti discografici e clubbing in Europa nel decennio seguente la caduta del muro, sono l'energia dell'interferenza e l'ampiezza dell'onda sonora. Attraverso l'interferenza propongo quello che secondo me è il meglio tra i live e i DJ set. Nonostante tutto il coronavirus in questo 2021, nella Berlino che più da vicino conosco, avendo vissuto per anni ad Amburgo, o forse più propriamente dovrei parlare della città che conoscevo. Nell'ineluttabile passaggio del tempo e col limite delle costanti, ma ormai rarefatte, visite alla città tedesca.
L'interferenza di questa notte è solo biografica. L'artefice dell'onda sonora di questa puntata numero 7 della stagione 2 di Disturbing è Nico Schwind. Enjoy it. Mentre facevo il solito roglio con la sigaretta qua, mentre registro di Stirring, è una costante, oggi particolarmente complessa l'operazione fumare. Comunque, vabbè, Nico Schwind, diventi responsabile per sempre di ciò che hai domato, scrive Antoine de Saint-Exupéry, dando voce alla volpe della favola moderna Le Petit Prince, il piccolo principe, in cui il piccolo protagonista viaggia attraverso vari mondi in cerca di amicizia e benevolenza. E la citazione è senza dubbio data a Nico, dal momento che il DJ e produttore con sede a Berlino dimostra costantemente un amore profondamente ancorato e uno stretto legame con la musica house, che è la forma d'arte che lui stesso ha domato.
salvo il tablet per un pelo dalla spegnita della spegnita nello spegnimento per via di low battery che cambia il sound del set di Nico Schwendt. Nel frattempo è passato un anno dall'inizio della pandemia, abbiamo appena ricordato la giornata per i morti di Covid lo scorso 18 marzo ed è davvero, comincia a farsi sentire, soprattutto in ambito artistico, il bad mood di questo anno che davvero comincia a essere lungo, lungo. È molto più difficile trovare dei DJ set in update, insomma molti meno DJ sono attivi. E anzi qua, visto che Disturbing si riferisce soprattutto alla scena berlinese, sono anche artisti fortunati, perché in Germania gli artisti sono fortemente supportati dalla Agentur für Arbeit, cioè l'omologo della nostra, del nostro IMSS, anche se poi si occupa di trovare lavoro, ma si occupa anche di previdenza, di welfare in Germania. E lì gli artisti sono davvero sovvenzionati, ho diversi artisti con cui sono sempre in contatto, amici con cui sono sempre in contatto che fanno il DJ, i producers piuttosto che gli attori o i designers, che mi hanno riferito tutti che i soldi della cassa integrazione sono arrivati e sono arrivati, mi hanno detto più o meno, intorno al 75% della loro vecchia paga, senza lungaggini, regolarmente ogni mese dall'aprile del 2020. E questo segna una grande differenza, perché essendo la Germania da mesi in lockdown si può risparmiare facilmente il 25% del proprio precedente budget, non potendo andare a cena fuori, non potendo andare a ballare, non facendo lo shopping. I negozi non essenziali in Germania sono chiusi ormai da mesi. Tutti gli amici, o almeno quelli con cui più strettamente sono in contatto dalla Germania, hanno una voglia terribile di venire qua in Sardegna. Sanno che eravamo bianchi fino a domenica, fino a ieri. Forse non ho comunicato loro che siamo diventati arancioni, ma è meglio non parlarne stasera di Stereo. No bad mood. No bad mood, ma chiudo il discorso, quindi dicevo è molto difficile trovare DJ che uploadano i loro lavori, perché comunque è capitato anche a me, ma è soprattutto con chi fa questo di lavoro, che si perde un po' in spontaneità senza il pubblico. Cioè il DJ è uno, quello che esprime se stesso, ma con la forza del dancefloor. Anzi, un bravo DJ è quello capace di trasferire
il proprio sound, trasformare le proprie onde sonore in energia anche fisica che anima i dance floors. Quindi per un DJ è davvero, diventa un limite proporre musica anche semplicemente con i podcast, che infatti ultimamente stanno spopolando anche qua di Stirring. Non so se vi siete accorti, ma non erano dei veri e propri DJ set in alcune occasioni, ma erano dei podcast. Ho scelto Nico Schwind questa notte non solo perché ha una bella storia, anche se abbastanza regular, let's say, per non dire banale, ma l'ho scelto perché è, secondo me, uno dei DJ più sexy della scena berlinese. Comunque, le note biografiche. Nico Schwind è un trentenne nato a Trea, Trevili, in italiano, la città natale di Karl Marx. Era il 2001 quando ebbe la prima occasione per esprimere in pubblico questi veri sentimenti, per quella che dovrebbe essere la linea rossa che tiene insieme la sua biografia. Invitare le persone sulla pista da ballo in un viaggio, per raccontare loro una storia con il suo sound, con la sua musica. Esercizio comune a molti bravi DJ, direte voi, e sono d'accordo. E lui lo fa in un modo che a me è sempre piaciuto un casino. Il giovane appassionato Nico del 2001 si fa rapidamente un nome dentro e intorno alla sua città natale. La gente ha diffuso il Werbung, la pubblicità, letteralmente auf Deutsch, in tedesco la parola, quindi il giudizio sui suoi entusiastici e entusiasmanti DJ set, del suo aspetto carismatico, della sua abilità nel trasferire, come dicevo prima, l'energia sul dance floor. Nico Schwind inizia a suonare nei clubs di Hannover, Berlino, Leipzig, Colonia, Belgrado, Las Vegas, San Paolo, in Brasile, per poi trasferirsi a Berlino nel 2007, to plunge deeply, per immergersi profondamente nella pulsante scena della musica elettronica della capitale tedesca. Di Stirring 2.7, seconda stagione, numero 7, per l'interferenza di Radio SME in voce e video, Rodolfo Caloria.
Nico Schwind stanotte a Disturbing. Se fare il DJ è stato il suo primo amore, produrre musica è la sua scopata migliore. Nel 2004 Nico inizia a produrre lavorando intensamente su suoni e modelli che faranno risaltare le sue produzioni nella vastità della musica elettronica che è disponibile al giorno d'oggi. Tutto ciò che sperimenta sulla pista da ballo lo mette nelle sue produzioni. Il suo debutto nel 2007, Panotile, su Autist Records, dà il via alla sua carriera di produttore. Il seguito è di grande successo con l'EP Autistic Disco del 2008, già entrato nelle playlist di molti DJ top. Era solo questione di tempo che Oliver Koletsky prendesse nota delle produzioni del suo sound live. I due hanno poi finito per fare musica insieme, e la fanno ancora insieme, sotto gli pseudonimi di Robert Szabo e Tarif Berais _ Bay. Dopo aver vagato per il mondo in un lungo tour, Nico Schwind è tornato a Berlino per assecondare le richieste dei clubbers che richiamavano i suoi fantastici set minimal house, che a volte durano anche più a lungo di quanto dovrebbero, per poi rimanerci nella capitale tedesca causa Covid-19. Io personalmente ho avuto modo di sentirlo ripetutamente nei suoi primi anni di vita berlinese, a cavallo tra la fine degli anni zero e l'inizio della prima decade del XXI secolo, e il suo sound mi ha sempre dato delle good vibes. Vi lascio alla seconda metà del set di Nico Schwind, che è anche la parte del set che preferisco, e ci ritroviamo in coda per i saluti e per l'appuntamento alla prossima interferenza. Disturbing 2.7 Radio Smay.
We'll be right back.
The
Tang. Manusia sebagai di dunia ini punya itu semua, bukan lelaki. Manusia sebagai di dunia ini punya itu semua, bukan lelaki. Manusia sebagai di dunia ini.
Nico Schwend e la sua Interferenza 2.7 qua a Radio SME. Di notte alle 21 in diretta su YouTube. Su YouTube, dicevo, è lunedì alle 21 e da questo momento preciso anche in diretta su Twitch, che è una piattaforma dove da questo momento insieme a voi voglio cominciare a cimentarmi, a immergermi per esplorare questo mondo e vedere di raggiungere un pubblico diverso da quello solito di YouTube e di Facebook. Rodolfo Calorio ai microfoni di Radio SME. Questa è Die Störung, l'interferenza. Affirma questa notte di Nico Schwend. Mancano 2 minuti a questo set di un'ora che ha rappresentato l'ampiezza di questa lunga onda sonora di lunedì 22 marzo 2021. Grazie ancora a Cliché Boy per la Vorderstellung, per il prima dell'interferenza. E vi do appuntamento al prossimo lunedì per la Die Störung numero 8. Da Rodolfo Calorio è tutto. Vielen Dank. Und gute Nacht. Just